alla festa dei 90 anni dell'Arezzo, personaggio gradito, Vittorio Fioretti, che ha legato uno dei momenti più importanti, no, di questi 90 anni, la promozione in Serie B nella stagione 2003-2004. Direttore, che cosa prova ricordando quell'annata e essendo qua questa sera? Quell'annata è stata un'annata meravigliosa, innanzitutto perché abbiamo costruito dal niente una grande squadra con grandi giocatori, con degli uomini soprattutto, e da lì avevamo creato veramente una cosa che si poteva andare a grandi livelli. Purtroppo l'anno dopo abbiamo faticato un po' a salvarci, però avevamo anche lì grandi giocatori tipo Spinesi, Del Coro, De Zerbi, avevamo un sacco di giocatori importanti, però l'Arezzo mi è sempre rimasta nel cuore, perché io quello che ho fatto l'ho fatto sempre con la passione, perché io ci ho messo cuore e anima qui, perché questa squadra potesse vincere il campionato e per poter progredire in avanti. Ecco, tra l'altro lei poi è tornato anche in un secondo momento, il suo periodo ad Arezzo è legato anche alla figura soprattutto di Piero Mancini. Sì. Ecco, che giudizio dà della presidenza di Mancini? Poi non è finita nel migliore dei modi, però in quegli anni qual è stato anche il vostro rapporto? Io con Mancini ho sempre avuto un ottimo rapporto, perché noi due ci parlavamo chiari e io il mio pensiero lo davo sempre nella maniera giusta. Poi sono tornato in un momento in cui la squadra aveva già preso piede, però l'abbiamo rimessa a posto e siamo riusciti ad arrivare al quinto posto e per un gol non siamo andati nei play-off. Però io con Piero Mancini ho sempre mantenuto un rapporto, che lui ancora oggi ci telefoniamo, ci sentiamo. Mi dispiace che lui abbia mollato, perché lui era una persona che poteva veramente portare l'Arezzo a grandi livelli. Non so cosa è successo dopo, perché io purtroppo sono andato via, ho seguito un po' tutte le traversie, però veramente non pensavo che Mancini avesse mollato così.